Toro Azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46 e fammi sapere come aprono le opzioni. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche. Su RTP. Gli spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo. I sistematici, i seri, superano ogni ribasso. La campana del lunedì mattina, ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori, Simona in studio ma soprattutto Mr. Trend. Buongiorno Mr. Trend, ben trovato. Buongiorno Simona, buona settimana a tutti e ormai come consuetudine direi un buongiorno anche al nostro ospite telefonico, mi sembra proprio di sì, Buongiorno a Giovanna Paladino. Buongiorno a voi e ai vostri audioascoltatori. Audioascoltatori, perfetto. Allora, presentazione di Giovanna Paladino, doppia carica, perché Giovanna Paladino è direttore e curatore del Museo di Risparmio di Torino ed è anche capo dello staff del Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo. Però qui la prendiamo con la prima carica, se ci accetta, ecco, di limitare un attimino la carica come direttore e curatore del museo. È la cosa più importante in questo momento. Perfetto. Allora, vabbè, a questo punto, allora, Museo del Risparmio, sembra cos'è? È un luogo, però è un po' differente da quello che normalmente pensiamo sia un museo, non è un luogo polveroso, è in realtà un posto che consente di fare un'esperienza ed è un'esperienza di educazione finanziaria, quindi è un po' un laboratorio. Noi cerchiamo come missione di divulgare i principi alla base della buona gestione del denaro e cerchiamo di farlo in maniera semplice con strumenti multimediali, abbiamo cartoni animati, videogiochi, interviste con premi Nobel, tutto costruito apposta, quindi non rimediato in giro, ma tutto costruito apposta usando una filosofia del museo da un punto di vista della comunicazione, cioè noi cerchiamo di presentare cose che siano belle e leggere, perché la bellezza è tutto sommato un mezzo per riuscire ad arrivare più facilmente alle persone, e la leggerezza perché spesso l'economia è associata a una sorta di pesantezza, di ansia, di noia, no? E invece metto un mi piace sulla sua frase, molte volte così, ecco, visto che siamo nera social, ha ragione. È un po' un vizio quello di usare dei gerghi, no? Un gergo tecnico che cerca di tenere lontane le persone da concetti che si possono semplificare senza perderne poi la ricchezza, no? Si possono semplificare perché le cose possono essere più semplici di quelle che molti vogliono far apparire, quindi ci sono alcuni concetti di base che noi come curatori del museo, come chi ha realizzato quel museo, crediamo siano importanti, cioè sapere bene quali sono le relazioni fra rischio e rendimento, la diversificazione, che sembrano delle banalità, no? Ma in realtà la gente non le conosce, le persone comuni non le conoscono, quindi pensano che sia facile, no, avere tassi di interesse alti, non è così, chiunque offre tassi di interesse alti al contempo sta facendo correre un rischio elevato. Non esiste quello che è il pranzo gratis in economia, quindi questa cosa bisogna che tutti la sappiano bene. Se c'è un rendimento elevato vuol dire che i rischi sono elevati. Se mi permette, ecco, non esiste il pranzo gratis, questa la copio, mi lascia i diritti sulla frase, ma non esiste il pranzo. Perché adesso l'ho tradotta dall'inglese, ma si sa bene che non esiste il free lunch vuol dire appunto il pranzo gratis in economia, non, di per sé un free lunch è un evento molto raro, di fatto non c'è. Perfetto, direi che insomma, ma che non è perché siamo cattivi e vogliamo far pagare, oppure no, vogliamo essere sinceri. È il meccanismo con cui funziona la società, quindi bisogna sapere che, voglio dire, ogni cosa corrisponde a un prezzo. Vi faccio un esempio: noi come museo abbiamo un piccolo biglietto di entrata. Io ho scelto di fare questa, no, di imporre un biglietto di entrata che è molto modesto. In realtà per i bambini è il costo di un gelato. Alcuni mi hanno criticato, ma io ho fatto presente che tutto ciò che ha un valore ha un costo e che noi mentalmente come società pensiamo che ciò che è gratis non valga niente. Sì, forse sì, poi specialmente che sono uno di tanto è gratis, vado dentro, cioè magari poi vengo a vedere senza neanche metterci quel minimo di attenzione. Esattamente. Che forse, ecco, è legato al fatto che siccome ho messo qualche euro, ecco, davanti alla cassa, a questo punto se non altro sto attento a guardarlo.
Ecco, allora quello che cerchiamo di far capire a tutti è che le cose che hanno un valore hanno un costo, non è un costo proibitivo. Noi per esempio al museo, come le ho detto, ho un biglietto, però il biglietto di entrata il primo sabato del mese scompare, quindi il primo sabato del mese è gratis per chiunque, quindi non è un ostacolo, non è un ostacolo a voler, no, imparare qualcosa di più sulla gestione del denaro, è solo un modo per dire che se c'è qualcosa che ha un valore, questo valore comunque impone un piccolo sacrificio. Direi che ci sta. Questo secondo me è una lezione che serve a tutti nella vita in generale, non solo nella gestione del denaro. Sì, quando poi le cose sono, forse ecco, poi veramente si perde un attimo nel valore. Io ecco, ho visto un video velocissimo di presentazione del museo, devo dire che in effetti confermo, non c'è forse bisogno di confermare, però confermo tutte le parole di Giovanna Paladino, perché in effetti è molto interattivo, molto moderno, e quindi direi che veramente è un piacere andare a vedere il museo. Quello che mi ha colpito sono anche una breve frase, due, tre parole che ci sono nella presentazione che forse sono veramente quelle fondamentali. Conoscere, capire, sperimentare. Mi sembra siano un po' anche un percorso del museo. Esattamente. Il museo si svolge, no, all'interno di alcune sale e all'inizio cerchiamo, insomma, di rendere così il visitatore il più possibile confortevole, no, all'interno del museo, quindi non chiediamo molto, chiediamo semplicemente di sedersi, vedere dei bei filmati, dei bei cartoni animati. Poi gli chiediamo uno sforzo in più, passiamo dal conoscere al capire, no, perché ci sono alcuni concetti che hanno bisogno di un po' più di concentrazione, quindi hanno bisogno di un po' più di sforzo, e poi appunto arriviamo a sperimentare, perché una volta che si è fatto appunto un percorso di conoscenza bisogna anche poi in qualche maniera capire in che modo si è capace di gestire il proprio denaro, mettersi alla prova, no? Quindi devo essere sincera, nella costruzione del museo la sala sperimentare, che è quella dei videogiochi, dei giochi di ruolo eccetera eccetera, è stata la prima ad essere pensata, proprio perché riteniamo che la parte, diciamo così, di implementazione pratica sia estremamente importante, perché la teoria è necessaria, ma la pratica è, diciamo così, è qualcosa a cui non si può veramente fare a meno, bisogna insomma mettersi alla prova. Per bisogna un po' sporcarsi le mani, ecco, altrimenti un pochino sì, un pochino sì. È possibile, poi è divertente sporcarsi le mani con noi, perché abbiamo questi videogiochi che sono bellissimi e uno capisce se fa degli errori oppure meno. Per cui ecco, c'è anche il vantaggio di non perdere subito i soldi, per cui lì si prova senza perdere il suo, giusto? Sì, no, si prova cercando di capire quali sono le regole, appunto come le dicevo prima, queste regole di base, no, di diversificare eccetera, che danno luogo ad un rendimento più alto e quindi alla possibilità di avere un risparmio, no, che aumenta nel tempo e che è fruttifero. Quindi, ci sono giochi che per esempio spingono il visitatore a pensare a ciò che è necessario e ciò che è superfluo, perché spesso una delle cose che non sanno fare i ragazzi ma neanche gli adulti è distinguere nell'ambito della propria pianificazione delle spese, le spese che sono necessarie da quelle che non lo sono. Sembra una cosa banale, ma in realtà siamo stati, diciamo così, spinti anche durante una fase di consumismo un po' estremo a non saper distinguere più tra ciò che è effettivamente necessario e ciò che è superfluo, che si può rimandare o che si può eventualmente non fare a fronte di un risparmio che può essere invece tutto sommato un obiettivo per realizzare un progetto. Ecco, una cosa tengo a dire, cioè il museo del risparmio, appunto detto, è un luogo divertente eccetera, ma il risparmio non è visto come sinonimo di avarizia, perché noi non concepiamo il risparmio come mettere i soldi sotto il materasso. Il risparmio è un atto di libertà che consente a tutti di realizzare un sogno, un progetto, un obiettivo. Quindi è così che noi vediamo il risparmio, come insomma una capacità di mettere, diciamo così, di realizzare qualcosa a cui uno tiene. E penso che questo poi, quando ho fatto i primi corsi, quando ero piccolino, mi hanno insegnato che poi quando si diventa forse un po' più anziani abbiamo più tempo e forse dobbiamo avere qualche soldino in più da parte per poter permetterci di continuare a tenersi il nostro tenore di vita. Per cui... Esattamente. Bisogna sapere che si può rinunciare a un po' di consumo oggi perché questo ci permetterà di stare un po' meglio domani, oppure di comprarci la macchina, oppure di comprarci la casa, oppure di mettere su la nostra fabbrichetta, insomma quello che vogliamo, no? Però ci deve essere una progettualità. Io penso che la pianificazione sia un concetto che in Italia, soprattutto tra i ragazzi, manca ed è importantissima. Bisogna pianificare. Beh, a questo punto direi che possiamo, adesso ci allarghiamo un pochettino, lo dico io, ecco, però modificare anche l'articolo, adesso ho visto che presentate poi l'articolo della Costituzione, cioè c'è l'articolo 47 sì, che dice la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.
visto che ormai siamo nell'era social, io metterei un bel hashtag con l'educazione finanziaria. Assolutamente. Chiediamo assolutamente. Se ci fanno una, ce la faranno una modifica alla legge della Costituzione, no. No, non la faranno la modifica alla Costituzione, che è già molto completa e lungimirante, perché appunto dobbiamo pensare a quando è stata scritta, ma l'idea che si abbia una maggiore sensibilità rispetto all'importanza dell'educazione finanziaria è fondamentale. È un po' qualcosa che dobbiamo fare tutti, e in Italia in particolare, ecco, mi permetto di accennare solo a dei risultati di alcune indagini che sono state condotte negli anni passati e anche recentemente. Noi risultiamo penultimi in qualsiasi classifica. Siamo per esempio l'Ocse Pisa, che ha valutato l'educazione finanziaria tra i giovani, il livello di educazione finanziaria tra i giovani, ha visto che gli italiani sono penultimi, gli ultimi sono quelli della Colombia su 18 paesi. Recentemente c'è stata un'altra survey di Standard & Poor's e Gallup fatta su 148 paesi, noi siamo messi malissimo rispetto a tutti gli altri paesi industrializzati, quindi significa che abbiamo un problema, probabilmente anche un problema culturale rispetto alla gestione del denaro, ma è un problema che deve essere affrontato e risolto, perché poi siamo colpiti tutti da quella che è la gravità delle situazioni di alcune persone che perdono, no, i loro patrimoni per aver fatto delle scelte assolutamente poco accorte. Da soli o perché consigliati, non voglio entrare nel merito. Assolutamente, abbiamo fatto altre puntate, ecco, dando il nostro parere. In questo caso, ecco, oggi non è il tema della puntata, però sono assolutamente d'accordo. Ecco, c'è tanto da fare, e come è un po', ecco, l'obiettivo della puntata di Mr. Trend, cioè, cerchiamo veramente di fare tanto education, perché non è un mercato, un mondo con le spine, il mondo del risparmio o il mondo finanziario. È un mondo che ha alcune regole che bisogna in effetti conoscere. Io dico sempre che dopo uno può fare tutte le operazioni speculative, inteso come ad alto rischio, non tanto. Basta saperlo prima, perfetto. Basta la conoscenza e la coscienza, la consapevolezza di quello che si fa. Poi uno può scegliere quello che vuole, a quel punto è responsabile delle proprie scelte, quindi non può rivalersi su nessun altro. Così come deve sapersi difendere. Se c'è qualcuno che dà dei cattivi consigli, avendo alcuni concetti di base ben chiari, uno si difende. Se uno è una tavola rasa, certo, poi alla fine non ha modalità. Beve tutto, ecco. Infatti. Ecco, diciamo che, ecco, per chi ci ascolta, prima volta che ci sentiamo con Giovanna Paladino, però mi sembra che molti concetti sono molto simili, per cui, ecco, vedete che a questo punto i concetti di base sono sempre gli stessi, che è giusto ripetere, ma perché sono quelli fondamentali che non bisogna mai dimenticarsi, ecco. E poi perché gli italiani non li sanno, perché tutte le volte che fanno un'indagine internazionale noi risultiamo ultimi ovunque. Quindi allora, va bene, dobbiamo lavorare tanto, c'è tanto da fare. Ecco. Infatti. C'è tanto da fare, e mi sembra che anche voi come Museo del Risparmio partecipate, visto che questo mese toccheremo più volte l'argomento del Salone del Risparmio, mi sembra che anche voi sarete dentro a questo evento. Sì, noi adesso ci onoriamo di collaborare per il quarto anno consecutivo al Salone del Risparmio con Sugestioni, che ci invita a organizzare la conferenza per i ragazzi. Normalmente sono intorno ai 1.000-1.300 ragazzi ogni volta, e cerchiamo di affrontare temi di educazione finanziaria in maniera, diciamo così, dell'edutainment, quindi facendo educazione in maniera anche di intrattenimento. Quindi sono delle conferenze che spesso sono centrate su temi diversi. Abbiamo fatto temi una conferenza sull'imprenditorialità, allora, quest'anno facciamo una conferenza su un tema importante per me, che e quindi il titolo è Il risparmio e la buona società. Abbiamo un po' parafrasato il libro di Schiller, che è un libro in edicola, insomma, nelle librerie in questi mesi. Schiller è un premio Nobel che ha scritto un libro, La finanza e la buona società. Noi abbiamo appunto parafrasato il titolo, abbiamo detto risparmio e buona società, perché bisogna anche cercare di capire che
la finanza non è il male assoluto, no? Anzi, è un elemento importante per la crescita e lo sviluppo del paese. Bisogna distinguere le cose. Poi ci possono essere persone che si comportano in maniera sbagliata, ma questo è tutto un altro aspetto. La finanza di per sé e il risparmio sono elementi portanti di una società, perché appunto, come dicevo prima, consentono la realizzazione di progetti. Quindi quest'anno parleremo con i ragazzi, portando dei testimoni di come la finanza, di come la finanza e il risparmio in qualche maniera finanziano appunto progetti infrastrutturali, l'istruzione, l'innovazione. Parteciperà un alto dirigente della BEI proprio a raccontarci come la BEI finanzia tutti questi progetti ad alto valore sociale. Avremo poi un banker che ha lasciato la sua attività per occuparsi di microcredito e uno start-upper che è riuscito a realizzare la sua impresa attraverso il crowdfunding. Quindi tanti aspetti diversi che faranno vedere ai ragazzi come è possibile, no, pensare al risparmio come una forma fondamentalmente di finanziamento per delle cose buone. Quindi ci piace una volta tanto mettere in luce l'aspetto positivo del risparmio e della finanza, che è uno strumento. Diciamo è condivisibile al 100%, anche perché ecco, non posso parlare male del ristoratore se per caso qualcuno mette cibo scaduto o prepara pranzi e piatti con cibo scaduto, non posso parlare male dei medici se qualcuno fa qualche operazione in più. Chiaramente in tutti i settori c'è potenzialmente la mela marcia, però questo non deve andare a rovinare forse quello che è tutto un settore dove poi è inutile dirlo, dicevamo prima il risparmio, quanti nonni stanno aiutando i nipoti col risparmio accumulato, quindi non ha sempre quel discorso di soldi uguale cose negative, assolutamente. Noi abbiamo culturalmente un po' questa idea che il risparmio sia, che i soldi siano lo sterco del diavolo, no? Ci deriva da una cultura di un certo tipo. In realtà i soldi, sono un mezzo e servono a realizzare delle cose. Le cose possono essere buone o cattive a seconda di cosa vogliamo farci. Assolutamente. E noi cerchiamo di far vedere nella conferenza, con le testimonianze, che si possono fare cose bellissime con i soldi. Anche perché poi quando noi come risparmiatori andiamo a cercare, ecco, di impegnare i nostri risparmi, come diceva prima lei, io dico 90% dei casi vogliamo sempre prendere rendimenti alti, per cui in quel momento allora tutto il risparmio diventa bello e vogliamo sempre prendere rendimenti alti, anche poi come diceva prima andando incontro a rischi che non sappiamo o in certi casi facciamo finta di non ascoltare per prendere qualcosa in più. Ecco, quindi non perché il rischio zero, diciamo così, non esiste, cioè non esiste qualcosa che ha un rischio zero e un rendimento superiore a zero. Questo è un momento particolare della storia, lo sappiamo, i tassi di interesse sono molto bassi, questo proprio significa proprio questo, che in questo momento ciò che ha rischio zero rende zero. Ecco. Allora, avere un rendimento superiore a zero significa che bisogna essere capaci di correre dei rischi e bisogna anche però cercare di capire, questo secondo me è un altro aspetto interessante che magari interessa a lei e i suoi collaboratori, la sua redazione, che percezione abbiamo del rischio. Bisogna anche avere una percezione esatta del rischio, no? Perché un evento che ha una probabilità di 1 su 100 milioni di eventi di accadere, in realtà non ha rischio, no? Quindi bisogna saper dare bene la probabilità, valorizzare bene il rischio in modo tale che si abbia una percezione che non ci fa prendere, no, delle decisioni sbagliate. Se no, ti faccio un esempio, no? È molto più probabile avere un incidente in macchina che in aereo. Chiaro. Però quando succede in aereo, no, diventa molto più eclatante. Però è inutile aver paura, no, di salire su un aereo. Spero che non succeda niente in queste ore. Però, di fatto, io viaggio continuamente, è inutile. Perché la probabilità è bassissima. Quindi avere paura di quel rischio è una cosa onestamente che è irrazionale. Avere paura di attraversare la strada magari o di essere molto accorti nel farlo è molto più logico e razionale, perché gli incidenti attraversando la strada sono molto più probabili. Allora la percezione del rischio è importantissima anche nella finanza, perché questo ci fa fare delle scelte più consapevoli, no? Non possiamo avere paura di tutto, dobbiamo essere razionali rispetto alle probabilità di rischio che abbiamo e cercare di capire se sono più o meno improbabili determinati eventi, no? Quindi operare di conseguenza. Quindi anche su questo ci sarebbe molto da fare, a dire la verità. Beh, allora a questo punto ripetiamo un attimino dove, allora, il Museo del Risparmio a Torino, sia per scuole che per ragazzi direi, ma anche per adulti. Assolutamente. Diamo il link, ecco, dell'indirizzo internet del sito, così sì. È www.risparmiatorino.it
www.museodelrisparmio.it. Per cui da lì potete trovare tutto. Direi che a questo punto fortunate le scuole che hanno già prenotato, ecco, la partecipazione all'evento al Salone del Risparmio. E in che data siete al Salone del Risparmio? Delle 3? L'8 aprile, che è la giornata dedicata all'educazione finanziaria. Quindi perfetto, e quindi forse, ecco, con l'hashtag educazione finanziaria direi che possiamo salutare Giovanna Paladino, direttore e curatore, ecco, del Museo del Risparmio di Torino. Grazie mille per la chiarezza e un buon lavoro, visto che a questo punto abbiamo detto ce n'è tanto, ecco. Ce n'è tanto, grazie a lei e anche buon lavoro a lei, anche lei ce n'ha molto da fare. Arrivederci, grazie mille, grazie, salve. Mister Trend, insomma, si può dire che con questa ultima intervista abbiamo affrontato i temi relativi, come dire, alla diffusione dell'economia e della finanza, del senso di responsabilità che dobbiamo avere nei confronti dei nostri risparmi, perché in fondo sono il risultato del nostro lavoro. Possiamo utilizzarli per creare qualche cosa di buono che vogliamo creare, quindi perché no? Insomma, stiamo imparando a capire quanto è importante far sì che i nostri risparmi siano tutelati, perché in fondo tuteliamo noi stessi tutelando i nostri risparmi. Ma sì, non so dire se tutelati i nostri risparmi o se dobbiamo imparare a tutelarci. Adesso non so se è italiano. Cioè, sul mercato può esserci di tutto. Non posso forse pensare che ci sia solo il bello, forse un po' utopistica come frase. Ma se io sono preparato, il bello starà lì. E se tutti siamo preparati, forse poi il brutto scompare, ecco, perdono. Perché se tutti sappiamo che quel prodotto, quel tipo di approccio, quel modo non funziona e nessuno compra, sottoscrive, fa quella cosa, poi chi vuole emettere quel prodotto forse non tanto consono al concetto di risparmio, I'm sorry, se lo metti in sacoccia. Sacoccia vuol dire se lo tieni in tasca, ecco. Per cui, ecco, adesso non vorrei poi che i nostri radioascoltatori dicessero che siamo forse diventati noiosi. Quello che mi fa piacere è che stiamo, direi forse, ecco, non so se è una caratteristica positiva, ma il numero degli ospiti che sta passando, ecco, passando su Mr. Trend, sono veramente tanti e vari. E ci sono dei concetti che sono gli stessi. Cioè, adesso non è che scelgo prima l'ospite, chiedo cosa dice e dopo lo invito. Cioè, in base al ruolo, al momento, ho contatto l'ospite e quindi non so l'ospite poi cosa dirà durante la puntata. Se ci ricordiamo molti concetti dei vari ospiti che abbiamo avuto, molti concetti sono identici per tutti. È vero. Quindi, ecco, non diteci che siamo ripetitivi, non abbiamo idee nuove, effervescenti, ma cerchiamo di insistere nel far passare alcuni concetti, alcune idee che probabilmente sono fondamentali. È chiaro che possiamo riassumere con hashtag educazione finanziaria. Esatto. Va bene, sono perfetto, metto un like, un mi piace, ecco. È quello, se poi, ecco, certe frasi escono, diciamo, da un osservatorio come può essere quello che può avere la dottoressa Paladino, dove in effetti sulle ricerche che vengono fatte siamo classificati o penultimi o veramente in basso. E dove in effetti dove dice che molti italiani certe cose non le sanno, caspita, questo fa male, ma perché poi dopo si prendono delle batoste inutili. Se uno vuole fare il fenomeno, vuole avere il 20%, poi andando al bar e dire che lui prende il 20% e vuole fare il furbo con gli altri, allora a questo punto gli sta anche bene. Dico io, mi prendo responsabilità, perché ci vuole anche un attimo di buon senso e correttezza verso tutti. Però se c'è persone che in effetti non sanno, non vogliono avere ritorni assurdi e poi prendono delle legnate proprio per mancanza di formazione loro e per un po' di filibusteria, è italiano filibusteria? Sì, funziona, si capisce bene. Da parte di chi poi propone. Scriveremo all'Accademia della Crusca. Crusca, ma entra. Filibusteria. Filibusteria, ecco. Da parte di chi propone o consiglia alcuni prodotti, eccoli, ecco, d'altronde per tutelarci. Insomma. Lo insegniamo forse anche ai bambini quando siamo piccoli. Cosa vuol dire? Perché uno fa. Cosa si insegna a vivere al bambino? Cosa vuol dire ti insegno a vivere al bambino? Ti insegno a stare attento a mille. Che potrebbe essere anche il discorso prima di attraversare la strada. Cioè, certo. La mia nipotina, quando arriva alla strada, ferma, guarda a destra e a sinistra e continua a ripeterglielo. Hai guardato a destra, hai guardato a sinistra.
adesso ha un'età per cui forse è un po' prematuro, però intanto gli entra il concetto che bisogna attraversare, guarda destra e sinistra, certo, e poi magari attraversiamo. Le buone prassi, le buone abitudini. Perfetto, ok. Quando c'è l'omino verde al semaforo si passa. Ecco, se c'è quello rosso stai buona lì fermo un attimino, aspetta. Anche questo vuol dire che va insegnato nel mondo del risparmio. Ci sono alcune cose che... ecco, adesso non esistono pranzi gratis in economia, non posso pensare di non rischiare niente avere il 20%. Ma certo, anche perché la domanda è, ma sei te l'unico fenomeno, esatto, e tutti gli altri sono sciocchini possiamo dirlo. Sciocchini questo, possiamo dirlo. E tutti gli altri sono sciocchini che non lo fanno, cioè l'unico è... adesso vabbè, però... insomma. È vero che no, la mamma delle persone non tanto furbe è sempre incinta. È vero. Però ecco, adesso non è che gli altri prendono niente, tu sei quello che prende i risultati più grandi. Dai. No, mi piace. Un po' di umiltà. Giusto, un po' di umiltà. Educazione finanziaria parte anche dall'umiltà. Insomma, permettetemi un commento in chiusura. commenti. Sembra quasi che non me ne voglia il suo amico del mercoledì. Che non c'è più, non lavora più. Ah. Non lavora più. Che l'educazione e la finanza corrano su due binari simili, molto simili. Ed è strana questa cosa, perché per chi è neofita sembra che la finanza sia davvero lo sterco del diavolo, come il denaro, come diceva poco fa Giovanna Palladini, ma in realtà no, insomma, c'è un tipo di educazione finanziaria che funziona perfettamente sul mondo finanziario, forse in generale l'educazione funziona sul mondo finanziario. L'educazione funziona sempre. L'educazione funziona sempre. Grandissimo Mr. Trend. L'educazione funziona... L'educazione funziona sempre. Possiamo lanciarlo. Mr. Trend, siamo in chiusura, sono le 10.32. Noi ricordiamo che questa puntata verrà replicata questa sera alle 18.45 sulle frequenze di Radio Ticino Pavia 91.8 100.5, quindi rimanete sintonizzati perché potrete riascoltare questa puntata questa sera. E un saluto chiaramente invece a tutti quelli che lo sanno e ci hanno ascoltato, quindi siamo oltre le 19. La puntata sarà a disposizione anche dal sito www.mrtrend.it. Ho detto perfetto. Ho detto tutto, meno male. Mancano i saluti li fa lei. E allora buona settimana a tutti e ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima. Buon week. Ferro azzurro ama Anacotacciaio. 10.000 Anacota 46, e fammi sapere come aprono le opzioni. A quanto le Anacotacciaio? 5 3 quarti 6, 2.000 su, e le vendo 2.000, 2.000 Anaco. Mr. Trend, consigli di economia e finanza per tutte le tasche, su RTP. Prima lezione in affari, non essere emotivo per la borsa, ti annebbia il giudizio. Anacotacciaio, che ha chiuso a 51 e un ottavo.